Si è parlato di educazione ambientale e alimentare a Santa Ninfa nel corso di un workshop i cui lavori sono stati aperti dall'assessore alla pubblica istruzione Maria Terranova, finanziato dal GAL Valle del Belice con l'organizzazione della TS Sviluppo e Benessere Val Belice. Tra i diversi esperti chiamati a relazionare anche l'ispettore ambientale Patrick Basile, che ha affrontato il tema delle amministrazioni locali e il volontariato a difesa dell'ambiente, e Vito Di Benedetto, presente il sindaco Carlo Ferreri. Li ascoltiamo. Devo dire che questa iniziativa è molto importante. Il GAL ha fatto bene a supportare questo genere di iniziative, perché ne va sia della economia locale per la promozione dei prodotti tipici, sia per quanto riguarda la salute e l'educazione ambientale, in primis per quanto ci riguarda anche nelle mense scolastiche, per quanto riguarda i ragazzi che fruiscono del servizio mensa alla scuola elementare, media e materna. Noi stessi, già durante questo anno che volge al termine, abbiamo cercato di attenzionare e seguire le tabelle alimentari che privilegiano un attimino le nostre produzioni locali. In questa sezione praticamente di relazione non abbiamo fatto altro che sottolineare il valore dell'amministrazione, dei volontari, ma soprattutto l'educazione che può dare la famiglia nel ruolo della preparazione della nuova leva per poter rispettare l'ambiente, per poterlo avere ancora più pulito e soprattutto rispettato. Sottolineo sempre questa parola di rispetto, perché è quello che ci vuole per poter avere ancora un ambiente sano, salubre e capace anche di presentarsi agli occhi di un eventuale turista, ma anche e soprattutto per noi stessi, dal punto di vista soprattutto anche alimentare. Oggi siamo qui a fare degustare questi prodotti, perché in realtà questo momento è un momento particolare che serve per divulgare e far conoscere i prodotti del nostro territorio e conoscere anche le nostre aziende, perché oggi come oggi in Sicilia ci sono tantissime aziende che hanno un valore enorme, che magari tanti non conoscono, ma che effettivamente produciamo dei prodotti di alta qualità, con prodotti semplici e naturali. Quindi l'unica cosa che possiamo dire ai nostri consumatori è di acquistare prodotti siciliani, perché hanno un valore aggiunto maggiore e contribuiscono allo sviluppo della nostra isola.